L'isola dei famosi sta per giungere al termine, mancano circa 2 settimane alla fine della 16ª edizione dell'Isola dei Famosi 2022, ma a tanti interessa. Quanti chili hanno perso i naufraghi che sono rimasti attualmente in gioco? Scopriamolo insieme. L'informazione arriva proprio da Novella 2000 che svela nel dettaglio tutti i chili persi dai naufraghi che si trovano ancora in gioco all'isola condotta ogni lunedì sera da Ilary Blasi. Ora scopriamo insieme quanto è dimagrita Estefania Bernal. In quasi 100 giorni di fame pare che la bella modella avrebbe perso solo 5 kg, mentre Carmen Di Pietro quanti chili ha perso? Per lei sono circa 6 kg. Un po' peggio, ragazzi, è andata però per gli uomini. Nicolas Vaporitis avrebbe perso 7 kg e credo anch'io qualcosa in più. Mentre Edoardo Tavassi avrebbe addirittura perso, ragazzi, 15 kg e si notano tutti, diciamo, la verità. Un po' meno è andata per Nick Luciani che perde 8 kg. Possiamo dire che la missione che Edoardo ha portato a termine perfettamente, dato che in questi mesi di permanenza sull'Isola dei Famosi è arrivato, come vi dicevo, a perdere ben 15 kg. Un cambiamento radicale, quello del fratello di Guendalina Tavassi, che ad oggi è anche uno dei super favoriti per la vittoria finale di questa edizione molto seguita dell'Isola dei Famosi. Dimmi tu che cosa ne pensi, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale.